Cari amici di RPG World, bentornati. Terzo e ultimo match per il mazzo bianco-nero pedine Sorken e il mazzo mono-nero vampiri Fantasia. Voi direte, ma come? Nei primi due round ha vinto sempre il Sorken, che lo fate a fare il terzo? Semplice. Il proprietario del mazzo Fantasia non voleva concludere la serata con un cappotto e quindi chiede cortesemente il terzo match. Inizia Fantasia, perché ha perso, stranamente. Mana nero e passa il turno. Primo turno per il mazzo Sorken, che tappando 1 casta viaggiatore condannato, una 1-1 che quando muore fa mettere un token 1-1 spirito volante. Secondo turno per Fantasia, che tira giù la nobile di Calastria, una 2-2 con abilità che tappando un mana nero, quando lei o un altro vampiro che Fantasia controlla va nel cimitero, pagando un mana nero può far perdere 2 punti vita all'avversario e lui può guadagnarne 2. Tappando 2, nel secondo turno di Sorken si evoca a radunare i cittadini e mette 2 token 1-1 umani in campo e attacca con il viaggiatore condannato facendo un danno al mazzo Fantasia, che nel terzo turno, tappando 2, scende ed equipaggia l'ama del capo sanguinario, che darà +2/+2 ogni qualvolta una creatura finisce nel cimitero. Siamo al turno del mazzo Sorken, che tappando 3 scende la spada di abbondanza e carestia che dà protezione dal nero, +2/+2, ma soprattutto fa scartare una carta a chi riceve il danno e fa stappare tutte le terre. Attacca Fantasia con la sua nobile di Calastria. Il mazzo Sorken decide di parare con il suo viaggiatore condannato, spawna lo spirito 1-1. Siccome è andato nel cimitero il viaggiatore condannato, adesso la nobile di Calastria è diventata una 4-4. Fantasia poi tappa 3, perde 4 punti vita per pagare 2 mana pirexiani del dismember e distrugge con i propri removal le due pedine del mazzo Sorken. Adesso vediamo cosa farà il mazzo Sorken per tornare in partita, visto che è privo di creature ma con una spada veramente pericolosa in campo. Sta tappando 2 per giocare di nuovo radunare i cittadini e tornano i due umani che piacciono tanto al proprietario del mazzo Fantasia ormai. Tappando 2, uno di questi due soldati viene equipaggiato con la spada di abbondanza e carestia. Fase di stappo per il mazzo Fantasia, che con 4 mana tira giù il vampiro falco notturno. Scopre la prima carta del grimorio e adesso tutti i vampiri hanno volare e +2/+1. Si attacca quindi con la nobile di Calastria, che è diventata una 6-5. Quindi 6 danni per il mazzo Sorken e si riportano in parità di punti vita, 14-14. Turno del mazzo Sorken, che tappando 3 mana utilizza il fastidiosissimo anello dell'oblio e decide di esiliare il vampiro notturno e con l'altro mana rimasto tira giù un altro viaggiatore condannato. Siamo nella fase di attacco e decide di attaccare esclusivamente con il token equipaggiato con la spada. I danni non possono essere evitati, sono 3 danni. Deve scartare una carta il mazzo Fantasia e stappa tutte le terre. Tappando 4 poi il mazzo Sorken, anche se non si vede per via della limitazione che abbiamo sullo spazio del tavolo da gioco, ha tirato giù un Sorin Lord of Innistrad, ha utilizzato la sua abilità per spawnare un vampiro nero 1-1 con lifelink. Adesso è il turno del mazzo Fantasia, che tappando 3 ha potenziato e sceso il custode di Malakir e il mazzo Sorken decide di sacrificare il proprio token umano. Adesso vediamo cosa farà il mazzo Fantasia. Ha tappato 1, si sta togliendo dei punti vita, molto probabilmente un dismember. Vediamo dove lo farà andare e decide di buttare giù il token 1-1 vampiro con lifelink e di attaccare con la Calastria, che adesso è tornata a essere una 4-4. Siamo a 17, 10 per il mazzo Sorken, 7 per il mazzo Fantasia ed è il turno di Sorken, che tappando 5 mana mi pare
utilizza Virtù Intangibile che dà +1/+1 a tutti i token e anche Vigilance, e ha riutilizzato Radunare i cittadini mettendo altri due umani, e attacca solo ed esclusivamente con il viaggiatore condannato, viene parato dalla custode di Malakir, la Calastria sale ulteriormente, adesso è una 6-6, ma Sorcan può contare su due nuove peline, una il vampiro 1-1 con lifelink rimesso in campo da Sorin, e l'altro è lo spirito 1-1 che è stato fondamentalmente generato dalla morte del viaggiatore condannato. Siamo al turno di Fantasia con due butta giù un Bloodgust, una 2-1 che adesso ha rapidità perché il mazzo Sorcan ha 10 punti vita, e attacca con tutto. Sta calcando con una 6-6 che viene parata con il token 4-4 adesso con protezione dal nero per evitare tutti i danni. Il vampiro 1-1 token con lifelink para il custode di Malakir, e il Bloodgust viene parato con un semplice soldato. Tappando 2, il mazzo Fantasia utilizza l'abilità di Calastria infliggendo 4 danni all'avversario, che però ha guadagnato 2 punti vita, e il mazzo Fantasia recupera 4 punti vita, trasformando così la partita e portando a 8 punti vita il mazzo Sorcan e il punti vita 11 per il mazzo Fantasia. Siamo al turno del mazzo Sorcan, ha appena attivato un'abilità del proprio Planeswalker che ha fatto mettere un emblema che dà +1/+0 a tutte le creature. Adesso tutti i token hanno un +1/+1, +1/+0 e anche Vigilance, attacca con tutto e sono pari 11 danni. Vi ringrazio per la visione.